Ciao a tutti e benvenuti all'introduzione di questo video che non ho alcuna intenzione di strutturare per bene. E visto che non ho voglia di comporre frasi di senso compiuto e collegare organicamente i concetti fra loro, mi limiterò a vomitare le parole chiave, poi a voi il compito di collegarle. Perciò, fine concorso, server Minecraft Iki, gastroenterite, comunità, risultati, votazioni, ammainate le vele, giuria di esperti, classifica. E se nel collegare queste parole avete dichiarato guerra alla Repubblica dello Stato Islamico del Regno di Napoli, Appula, non è un mio problema. Nel concorso di quest'autunno i concorrenti hanno ricevuto un territorio uguale per tutti da utilizzare come terreno di partenza. La tematica? Una bene amata memma. L'unica richiesta reale era quella di fare qualcosa che si coniugasse bene con l'ambiente, non per forza intasando totalmente tutto il territorio, ma usandolo piuttosto come contesto, calcolando che lo stesso territorio, che è stato asportato da un punto reale del mondo dei villaggi, sarà poi reinserito nel mondo stesso, ma con in più la struttura vincitrice. I 5 criteri di valutazione sono stati coerenza interna del tema, estetica generale, soluzioni spaziali ed eventuale funzionalità di questi, integrazione con l'ambiente e capacità di rapportarsi al territorio e, infine, originalità. Ma passiamo subito ai risultati. In fondo alla classifica troviamo Bu. Diciamo che purtroppo quest'opera esce abbastanza sconfitta dal confronto con gli altri concorrenti, anche se le ragioni sono presto dette. La concorrente in questione di fatto è entrata nella competizione appena un giorno prima della fine, perciò più di tanto non si poteva chiedere, ma la curiosità di scoprire cosa avrebbe potuto fare con un tempo appena più umano rimane. Perciò, figliuola, al massimo potrei rifarti nell'edizione invernale, visto che questa volta sei stata alquanto sfortunata con le date. Al settimo posto troviamo Zero Coffee, che ci propone una sorta di criptico accampamento, ma non esattamente di umani. Certo, possiamo vedere questo furgone motorizzato o questo rifugio sotterranizzato, ma non è tanto questo a stupire, bensì ben altro. Ebbene signori, questi non sono edifici e questo è sì un accampamento, ma non di umani. Questi sono bambauletti giganti. Ma c'è di più, perché non sono fermi, ma si muovono nel tempo. Ed è per questo che qui si può mirare non solo un pambauletto fresco, ma anche uno più grande, più verde, più ammuffito, metafora del trascorrere del tempo. Certo, poi voci di corridoio dicono che sia qualcosa di relativo a una mappa di Tarkok, ma non importa. Il posto dopo il settimo e prima del quinto se lo aggiudica Mona Taleopoli. Il caso di questo giocatore è un po' particolare rispetto agli altri. Se è in una posizione così in basso, non è tanto per un'oggettiva carenza di qualità in uno o più dei 5 criteri detti prima, ma il problema è che, banalmente, il progetto è rimasto in uno stato altamente di bozza. Nonostante questa incompletezza, però, una direzione si poteva già scorgere chiaramente. Insomma, se fosse riuscito a portarlo a termine, sarebbe sicuramente arrivato ai primi posti in classifica. L'idea dietro è forte, e tutto è collegato organicamente dall'interno all'esterno. Anche l'approccio all'ambiente, tralasciando alcune ingenuità sul limite dell'otto, non è affatto male. Tuttavia, il problema rimane sempre l'incompletezza. Al quinto posto troviamo Kergaet, che realizza un villaggio in stile giapponese. Anche qui il tema interno sembra chiaro, e nelle prime fasi del concorso il giocatore stava procedendo in modo ottimo. Tuttavia, man mano che è andato avanti, è emerso un grosso problema. Quel che manca è una vera e propria idea insediativa, ed è evidente che abbia ragionato in modo non organico, ma che abbia piuttosto costruito tanti singoli edifici tra loro separati, laddove c'era spazio. Ci sono alcune chicche simpatiche, tra cui la casa di Doraemon, ben decorata all'interno, seppur con un recinto che, nel mondo reale, sarebbe l'equivalente dei muri in tufo che si costruiscono nelle campagne pugliesi quando si vuole nascondere un abuso edilizio nelle profondità più recondite dell'agro comunale. Però è simpatica. Il quarto posto se lo aggiudica Flash 137. Il suo tema è più blando e meno chiaro, però ci sono diverse ragioni per cui è arrivato a un passo dal podio. Prima fra tutti, il maggior numero di voti popolari rispetto ai precedenti, ma non solo. Qui si evince in primo luogo una maggiore integrazione con l'ambiente, o perlomeno, non una completa negazione. La casetta sulla collina è il principale edificio dell'area, mentre il territorio è articolato da alcune escrescenze legnose che, a detta del giocatore, dovrebbero essere parti del corpo di un golem. Possiamo vedere la prima mano. La seconda mano e un testicolo con tanto di dotti deferenti. Con la collaborazione dei nostri grafici e studiosi abbiamo realizzato una ricostruzione in computer grafica dell'aspetto tridimensionale ipotetico di questa misteriosa creatura. All'interno della comunità scientifica il dibattito è ancora aperto, per lo più diviso fra la scuola di pensiero italiana e quella calabrese, ma una prima affidabile ricostruzione potrebbe essere qualcosa di simile a questo. Ah, sì, poi c'è anche una rete interna di sotterranei molto fitta e interessante, ma
rispetto all'esterno, al visibile, ha certamente un'importanza inferiore stando ai termini del concorso, però l'impegno c'è. E nella parte più bassa della parte più alta ci sono io. Iniziamo dagli aspetti positivi. La mia struttura è quella col miglior rapporto con la morfologia del terreno, soprattutto in relazione alla complessità dell'intreccio delle architetture. L'intersecarsi continuo dei molteplici ambienti crea soluzioni spaziali apprezzabili ed è anche molto chiara la teoria dei percorsi. Giungendo dal lato A, si passa all'interno della montagna, si entra nell'edificio, poi attraverso le ponte, Questi lati positivi, però, sono anche la parte debole del progetto, il cui tema risultante è fondamentalmente niente di più di una zona di passaggio, di uno snodo di percorsi. Ciò comporta anche una poca originalità del complesso. Inoltre, pur se l'estetica generale non è male, non spicca in alcun modo, tutt'al più si presenta come una successione di ambienti privi della capacità di stupire il visitatore. In alcuni punti si percepisce anche una cura limitata degli interni e un livello di decorazioni che di poco supera l'essenziale. Le ultime due opere rimaste in gara sono quella di Keseijin e di Z Super Micro Vave trattino basso. In questo caso, invece di analizzarle in ordine, faremo un raffronto in parallelo e solo alla fine diremo quale fra le due sia l'effettiva vincitrice del concorso e quale invece si dovrà accontentare del secondo posto. Vediamo prima i lati positivi di entrambe e dopo i negativi, iniziando da Keseijin. Il giocatore realizza una grande quantità di unità architettoniche connesse fra loro e con una grandissima variabilità. Si parte da una casetta all'interno dell'albero costruito dal giocatore stesso, e poi il medesimo albero che, a sua volta, accoglie tre scuri ambienti sospesi. Questi si connettono all'edificio in marmo sulla collina, che costituisce l'accesso per dei cunicoli sotterranei. La fine del percorso si scopre essere l'interno di un vulcano, in partenza una semplice altura, ma non finisce qui. Lo stesso vulcano possiede un ulteriore collegamento interno, che sfocia invece sul fiume, accogliendo questa sorta di voragine fumogena. Quanto a microonde invece il tema è assai più quieto e solare, e in un certo senso anche più semplice. L'enorme albero di ciliegio domina il paesaggio e insieme alla modificazione della flora circostante costituisce un degno sfondo per la vera e propria opera antropica. Qui l'idea è semplice ma concisa, senza cadere in eccessi. Un piccolo tempio vaginale sulla sommità della collina e una torretta di presumibile funzione agricola, entrambi raggiungibili da un ponticello posto all'altra sponda del fiume. Notevole anche il fatto di aver deformato la collina quanto strettamente necessario per renderla un percorso diretto al tempio, allo stesso tempo lasciandola intatta, ma dandole un aspetto sicuramente migliore. Passiamo adesso ai lati negativi. La grande quantità di struttura all'interno del lotto di Keseijin sono anche la sua sventura. Il giocatore non è riuscito a trovare un punto in cui fermarsi, continuando a costruire fino a saturare completamente tutto lo spazio a disposizione. Altro punto a sfavore è l'esatto simmetrico del mio lotto. Le connessioni interne certo ci sono, ma non viene dato loro il giusto rilievo, apparendo quasi completamente nascoste. È molto difficile capire come muoversi all'interno del l'opera, ma ancora più problematico è il rapporto con l'esterno. Il più grande problema causato dall'eccessivo sfruttamento del territorio è l'assenza dell'idea di arrivo e di uscita, chiudendosi in se stesso, con l'effetto di un forte senso di isolamento nei confronti del paesaggio. Anche alcune soluzioni di forme non sono molto grate rispetto al territorio, come quello delle stanze appese all'albero, che creano un rapporto molto ambiguo con la collina, o anche come il grande cerchio nel fiume, che finisce per renderlo totalmente inagibile, praticamente cancellandolo. Le criticità di microonde invece sono molto meno ardue da descrivere, semplicemente evidente un atteggiamento svogliato nella gestione dei pochi ambienti interni e ancor di più l'incompletezza. Non è facilissimo rendersene conto, ma girando un po' si scoprono ambienti in realtà lasciati grezzi per mancanza di tempo. Poi ci sarebbe anche questo missile sopra l'albero che vorrebbe star bombardando il mio lotto. Questo, oltre a essere da me giudicato come lesa maestà e altissimo, purissimo e levissimo tradimento, non è, come dire, esattamente in linea con il resto del tema. Quindi, stando a queste considerazioni, sveliamo ora il vincitore del concorso. Bene, ma perché ha vinto microonde? Per noi giudici è stato molto difficile prendere una scelta, non lo nascondo, ma alla fine è stata una singola, benché molto articolata domanda, a permetterci di decidere con certezza quale dovesse essere la vincitrice. E la domanda era, se è vero che la struttura del vincitore dovrà essere reinserita nel territorio del mondo in sopravvivenza, quale delle due sarebbe semplicemente più bella? Quale delle due avrebbe il rapporto migliore con tutto il contesto? Quale sarebbe più piacevole, turisticamente visitabile, per un giocatore che magari, anche per caso, si trova a passare in quella parte del mondo? A quel punto la risposta è stata più semplice. L'eccessiva densità e l'inesistenza di una vera comunicazione con l'esterno hanno fatto la squalifica del progetto di Keseijin, in favore di quello di microonde, che, seppur autore di un progetto assai più semplice e comunque non privo di criticità, resta visivamente più esteticamente apprezzabile, ma soprattutto meno caotico.
Per concludere, ecco i riconoscimenti sulla base delle singole categorie di valutazione. La migliore coerenza interna del tema va a Keisei Jin, l'estetica generale spetta a Micronde, a me invece vanno le medagliette di soluzioni spaziali e integrazione con l'ambiente, e infine a Monat Aleopoli il riconoscimento per la maggiore originalità. Grazie a tutti per aver guardato il video, fateci sapere nei commenti i vostri pensieri sulla classifica, concordate in pieno oppure avreste spostato alcuni giocatori da un posto all'altro. Annuncio che anche in seguito al concorso nessuna struttura sarà eliminata, sebbene la vincitrice sarà l'unica a entrare nel mondo in sopravvivenza, tutte le altre finiranno in una zona dedicata del punto di generazione, come una sorta di magazzino, che sarà sempre raggiungibile da tutti i giocatori. Perciò, perdenti, non disperatevi, il vostro tempo non è stato completamente buttato. Vi ricordo che potete supportare il nostro canale e il server Minecraft diventando sostenitori su Patreon, sbloccando tantissime ricompense sia relative al mondo del fumetto e di Iki, sia internamente al server di Minecraft stesso. Lasciateci un mi piace e condividete il video. Ciao a tutti e alla prossima. Io la mia parte l'ho fatta. Ciao!